Bari, il Morro, siamo qui con sommelier molto titolato, più titolato di me, quindi giustamente io faccio giornalista, Luca il sommelier è più bravo. Eccolo, quindi, ce l'abbiamo. Luca Martini che ci racconta, ci fa un percorso sensoriale al Morro, che è un bellissimo paese, tutto rinato, ritornato a nuova luce, ma nei vini ci accompagna lui perché è lui la nostra guida. Bene, buonasera a tutti, buongiorno. In questo momento vi parlerò più che altro dei nostri figli, perché questi vini, più che essere dei cru o delle vigne singole, sono come figli per noi. Il nostro Ramelle, il nostro Chardonnay di entrata, 100% Chardonnay, un vino croccante, fresco, che esprime bene quello che è il territorio toscano, ma senza andare a cercare questa modernità soprattutto dello Chardonnay, ma cercare più quello che è la taglienza del prodotto. Il nostro Pian di Nova, un altro secondo figlio, fatto da Syrah e Sangiovese, in questo caso la rotondità, la piacevolezza, io mi permetto ogni tanto di descriverlo rosso, quasi pericoloso, come il semaforo, perché dobbiamo fermarci come un cartello di pericolo, perché si va bene troppo bene in questo prodotto. Andrea ha detto, rosso, non ha detto nero. Antipatico, però ecco, se invece si vede a bene, me... si può vendere la seconda bottiglia, allora quindi vedi? Fa marketing, fa il nostro cru, la nostra vigna singola, vigneto Polissena, il nostro Sangiovese, il nostro cavallo pazzo. Questo è un vino che soprattutto in quest'annata esprime quello che è veramente il territorio del Sangiovese e il nostro Morro. In questo caso abbiamo l'etichetta nuova, 2009, ancora non è entrata in commercio, un vino che si approccia a darci delle grandi soddisfazioni. Tutti questi figli in generale ci daranno delle grandi soddisfazioni. Il concetto del Morro è la saggezza e l'esperienza che è arrivata con il tempo. Quindi abbiamo delle vigne che in questo momento raggiungono dai 15 ai 18 anni, delle vigne che profondamente vanno a cercare i minerali, vanno in profondità, vanno a prendere esperienza. Poi come da ragazzi siamo più inesperti, saltiamo più rustici e poi con l'età i vini prendono esperienza, diventano più rotondi, diventano più equilibrati come i tannini, con il suo bagaglio professionale sulle spalle. Grande cambiamento dei nostri vini dalla parte filosofica, logicamente, dove il territorio in questo momento va a sovrastare la mano dell'uomo o il varietale, quindi si sente sempre di più che la profondità di queste radici, l'esperienza della loro vita, che possa essere per la vita della vigna o la vita in bottiglia, ci dona questa grande complessità, questa grande profondità e anche quest'area di cambiamento. Hai imparato Andrea un po', sì, no? Anche perché tutto. Segnavo tutto. Ora, perché no, ma l'hai detto che è stato campione italiano, vero Luca? Certo. Ah no, perché se no Andrea è stato un grande campione, ambasciatore e vice campione, quindi bene, l'importante è che tu abbia preso appunti. Siamo tutti campioni del nostro piano.